Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi facciamo un video un po' diverso dai soliti e vi proponiamo tre tipi di colazioni super semplici, super veloci e super super sfiziose. Quindi vi lasciamo subito al video e mi raccomando, voi iscrivetevi qui sotto al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Come prima idea di colazione vi proponiamo delle crepes semplicissime. La loro particolarità è che invece del latte metteremo semplicemente l'acqua. Serviranno veramente 2 minuti per prepararle e ci vorranno pochissimi ingredienti, quindi passiamo subito al procedimento. Come prima cosa prendiamo una ciotola o come noi un pentolino che ci servirà per preparare l'impasto delle nostre crepes. Iniziamo dagli ingredienti liquidi e mettiamo circa 300 ml di acqua, un uovo, 2 cucchiai di olio di semi e un cucchiaio di zucchero. Adesso quindi mischiamo e aggiungiamo la farina a cui abbiamo mischiato anche un cucchiaino di sale. Mi raccomando, salate bene perché saranno veramente super saporite così. Non avendo la bilancia, noi abbiamo aggiunto la farina aiutandoci con dei cucchiai e abbiamo messo circa 10-15 cucchiai di farina, in base a quanto li fate colmi ovviamente, e se avete la bilancia corrisponde all'incirca 200 grammi di farina. Quindi a questo punto mescoliamo il tutto e il nostro impasto per le crepe è pronto, davvero 2 minuti. Se mescolando notate che si formano dei grumi, passate subito all'utilizzo di una forchetta o una frusta in modo tale che il vostro impasto diventi ben liscio e omogeneo. Facciamo riposare l'impasto per una decina di minuti e nel mentre prendiamo una padella antiaderente e il nostro amato amico burro. Ragazzi, noi vi consigliamo assolutamente di usare il burro perché dà tutto un altro sapore ed è proprio l'ingrediente fondamentale se si fa le crepe, se no fate un'altra cosa. Quindi ungiamo di abbondante burro e procediamo alla cottura delle nostre crepe. È veramente facilissimo il procedimento, vi basterà mettere un mestolo abbondante di impasto sulla padella. Quando noterete che la crepe si stacca facilmente dalla padella e la vedete ben dorata, è pronta per essere girata. Ci vorranno all'incirca 3-4 minuti per lato. Ed ecco che le nostre crepe sono pronte per essere gustate. A questo punto potrete condirle nel modo che preferite con tutti gli ingredienti che volete. Noi per oggi vi proponiamo questa accoppiata: burro d'arachidi e cioccolata sbriciolata sopra. Davvero top!
Come seconda idea di colazione vi proponiamo dei biscottini semplicissimi da realizzare, super sfiziosi ma allo stesso tempo anche salutari. Molto strano da noi, ma è così. Sono dei biscotti ai fiocchi d'avena, cocco e un po' di uvetta. Quindi prima di tutto prendiamo la nostra ciotola o il nostro pentolino per fare l'impasto e iniziamo aggiungendo tutte le farine. Quindi mettiamo un centinaio di grammi di fiocchi d'avena, un centinaio di grammi di farina di cocco. Noi ci stavamo dimenticando, però voi non dimenticatevi della farina normale. Alla fine abbiamo messo 4-5 cucchiai di farina normale. Poi aggiungiamo 1-2 manciate di uvetta, oppure al posto dell'uvetta ci stanno bene anche tutti gli altri tipi di frutta secca, quindi mandorle, noci, nocciole, quello che volete. E poi mettiamo 2-3 cucchiai abbondanti di zucchero. Adesso mischiamo il tutto e poi per renderlo più compatto ovviamente ci mancano i liquidi e quindi andiamo di latte e di olio di semi. Noi abbiamo messo circa 100 ml di latte e 2 cucchiai abbondanti di olio. Mischiamo il tutto e praticamente il nostro impasto è terminato. Quando impastando vediamo che il nostro composto è diventato bello corposo, bello tutto compatto, lo ritiriamo in frigo per una mezz'oretta, così almeno si rapprende del tutto. Passato il riposo in frigorifero, riprendiamo il nostro impasto e possiamo finalmente creare i nostri biscotti. Noi li abbiamo fatti semplicissimi, quindi con un cucchiaio abbiamo preso un po' di impasto e gli abbiamo dato la forma di una polpetta, diciamo così, un po' schiacciata. Adesso prendiamo la nostra padella, perché ovviamente noi li cuociamo in padella, l'abbiamo unta un po' di olio di semi con le mani, proprio così per non far attaccare il biscotto, e li mettiamo tutti in padella e li lasciamo più o meno per 3-4 minuti per lato. I nostri biscotti direi che sono pronti per essere mangiati. Ovviamente se voi avete il forno si possono anche fare benissimo in forno, anzi verranno ancora meglio, però per velocizzare i tempi se avete fretta in padella è molto più svelto. Questi biscotti secondo noi sono perfetti per essere mangiati a colazione pucciati nel latte o nel caffè, ma anche secondo noi vanno benissimo da mangiare come spuntino, come merenda. Ultimissima cosa, noi vi consigliamo di lasciarli raffreddare per una mezz'oretta, 40 minuti, così diventano belli croccanti. Ultimissima ricetta del nostro video, facciamo per la prima volta i French Toast. Per questa ricetta ci serviranno solamente 3 ingredienti principali: pane in cassetta, abbastanza spesso, uova e latte. Quindi procediamo rompendo un uovo e aggiungendo poi 4 cucchiai di latte, senza fare come noi e rovesciandolo tutto per terra. Poi noi abbiamo aggiunto un cucchiaino di zucchero e mezzo cucchiaino di sale, perché secondo noi dà quel gusto in più. Altrimenti, ad esempio, abbiamo visto su internet che si può aggiungere la cannella, che dà anche un po' di sentore autunnale, dato che siamo nel periodo.
Poi mescoliamo il tutto e prepariamo la nostra padella con abbondante burro. A questo punto l'unica cosa che ci rimane da fare è immergere il nostro pane in cassetta dentro il composto che abbiamo preparato e poi metterlo nel burro quando sarà già un po' caldo. E direi che devono stare circa 3-4 minuti per lato e poi potremo girare i nostri toast e servirli. Veramente sono squisiti. Per capire se il nostro toast è pronto per essere girato, ovviamente guardiamo sempre sotto che sia ben abbrustolito, perché il French toast deve essere ben abbrustolito perché è ancora più buono. Per condirli potete sbizzarrirvi, noi abbiamo optato per purè di mela, davvero buonissimo e delicato, e poi abbiamo messo un po' di frutti rossi sopra e quindi abbiamo fatto una versione dolce. Questo non toglie il fatto che potete mangiarli anche in versione salata, sicuramente sono squisiti anche così. Ricordatevi però di togliere il cucchiaino di zucchero dal composto e metterei un cucchiaino di sale invece di mezzo cucchiaino. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, queste ricette ci sono piaciute davvero tanto, infatti ci siamo finite tutto, tranne i biscotti, quelli li lasciamo per domani a colazione. Speriamo che queste ricette vi ritornino utili e speriamo che riproverete a farle, così ci scrivete anche nei commenti se anche a voi verranno buone. Scriveteci anche se vi piacciono questi video, perché a noi mancava un po' fare proprio questi video ricette e così ne faremo anche altri se vi interessano, e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi qui sotto al nostro canale e alla prossima. Ciao! Ciao.